Buonasera. Raccontare la verità è difficile, penoso, porta con sé un insopportabile carico di dolore. Chiudere gli occhi di fronte alla verità, ignorarla, tacerla, può significare sottrarsi al prezzo del dolore, stendervi sopra la coltre comoda, cicatrizzante dell'oblio. Per non dimenticare, Storie Maledette ha scelto di ripercorrere in due puntate una vicenda che ha segnato la cronaca e le coscienze, con ferita indelebile. È la storia dei misfatti della banda della Uno Bianca. Questa storia agghiacciante che affrontiamo a viso aperto con Fabio Savi, uno dei responsabili della grande tragedia, vuole essere un omaggio alla memoria delle vittime che mai commosso ricordo riuscirà a risarcire. Un centinaio di rapine, 24 morti, 114 feriti, 7 anni di terrore, di lutti, di crimini, quelli della Uno Bianca. Buonasera Fabio Savi. Savi, la prima domanda affiora come un obbligo, ma com'è stato possibile che in una famiglia in cui lo Stato era presente in una delle sue espressioni più alte, la polizia, sia stata operata una scelta che ha dato luogo a una delle più sconvolgenti tragedie del secolo? Io posso parlare per me? Parli per lei? Avevo bisogno dei soldi. Quindi il crimine era la sola risposta al bisogno per lei? A quel momento sì. Senta, Savi, lei parla di bisogno. Naturalmente occorre capire cosa si intenda per bisogno. Però, oltre a lei, ci sono anche i suoi fratelli, Roberto e Alberto Savi, agenti di polizia. Ecco, percepivano un modesto ma sicuro stipendio. Diciamo, avevano problemi economici così urgenti, così gravi? Evidentemente avevano dei problemi, però, ripeto, io posso parlare per me. Se la risposta di tutte le persone che hanno problemi economici fosse quella del crimine, non saremmo in un paese civile, saremmo nel Far West, probabilmente. Sì, sono d'accordo. Però, ripeto, io avevo la mia attività. Che era quale? Carrozzeria. Carrozzeria. Mi sono sempre comportato onestamente con tutti. Ho sempre portato rispetto verso tutti quanti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento. Non avendo mai fatto nulla di male, per quale motivo mi dovevano fare una cosa che avevo 25 anni, era una cosa grande per me. Mi sono rivoltato contro quel mondo con cui ce l'avevo. Sì, però purtroppo hanno finito per pagarla persone che poi in nulla avevano responsabilità per quelli che erano i suoi fallimenti personali. Io la sto pagando per una persona. È indubbio, insomma. L'hanno pagata anche tante altre persone, Fabio Savi. Ma io ci sono andato sulla strada del crimine per non fallire. Infatti la mia attività non è fallita. Beh, è fallita la sua vita, poi se non lo passa, insomma. Sì. Ecco, quindi nel bilancio forse sarebbe stato meglio una bancarotta e non un disastro. Quel momento no. Quel momento.
momento non lo potevo accettare. Cioè, era una scelta che l'hai fatto con convinzione. Sì. Savi, la vostra è stata descritta come una famiglia di stampo tradizionale. La mamma, papà, ecco, però una famiglia fortemente raccolta intorno alla figura di vostro padre, Giuliano Savi. Villa Verrucchio è in questa località, in provincia di Rimini, che dal 1977 in una casa rurale vive la famiglia Savi. Padre, madre, tre figli, Roberto, Fabio, Alberto. Un nucleo compatto che suscita in paese rispetto e curiosità per la personalità forte e sanguigna del vecchio padre Giuliano, uomo d'ordine con tendenze estremiste e apertamente dichiarate, nonché appassionato e collezionista di armi. Che ne trasmetta la passione ai figli è controverso. Due di loro, Roberto e Alberto, giovanissimi, entrano in polizia. Non si arruola Fabio, ma è dal padre che eredita certo la passione per le armi. Si esercita al poligono di tiro. Con i fratelli sarà uno dei killer della Uno Bianca. Sposati e rispettivamente padri di un figlio, i Savi sono ancora giovanissimi quando operano quella scelta di vita sulla strada del crimine. Ha 33 anni Roberto, ne ha 27 Fabio, ne ha solo 22 Alberto. Si è parlato, ecco, di una cultura di vostro padre con tendenze estremiste, ecco, permeata di razzismo, di sprezzo nei confronti dei marginali, dei diversi. Ecco, un certo tipo di cultura nella quale vostro padre vi avrebbe cresciuti e peraltro avrebbe influenzato molto la vostra formazione. Quindi lei invece cosa dice? Non è vero. Non è vero. Come l'hanno dipinto, chi l'ha dipinto farebbe bene a vergognarsi, guardarsi allo specchio, sputarsi in faccia da solo. E quindi lei dice che è assolutamente... Mio padre è una persona normale, una persona che ha lavorato tutta la vita, è una persona legata alla famiglia. Poteva avere le sue idee, come tutti, come ognuno di noi le sue idee, però non assolutamente. Savi, veniamo ai fatti. Ecco, lei ha detto, noi tre fratelli, tutti e tre, con esigenze di denaro. Ecco, ma da chi di voi tre ha origine l'idea di risolvere i problemi economici imboccando poi la strada del crimine? Da tutti e tre. Fu una cosa che... Si iniziò a parlarne per scherzo, scherzando, a volte commentando qualche articolo di giornale che riportava una rapina accaduta, e... scherzando. Poi lo scherzo va avanti e ci siamo trovati a progettare una rapina. Beh, i suoi fratelli erano agenti di polizia? Cioè, erano quelli che inseguivano i ladri. Cioè, nessuno di voi tre si è posto, diciamo, la questione morale? Sì, tutti e tre. Ma nessuno era convinto di riuscirci poi, perché non era, cioè, sapevamo che non era una cosa tanto facile. È stata dura iniziare. È stata dura soprattutto per chi ha subito... No, non ha subito nulla nessuno quella volta, perché noi abbiamo iniziato con l'idea che nessuno si doveva far male. Dopo successe, con l'andare negli anni. Adesso diamo una data a questa svolta, che è il 19 giugno 1987, e appunto diciamo che ha inizio la storia della banda della Uno Bianca. E infatti in quella data che lei, Roberto e Alberto, mettete a segno la prima rapina al casello autostradale di Pesaro. Esatto. Perfetto. Lei ricorda quanto montava il primo bottino? Poco. Mi sembra che non arrivasse a un milione. No, 1.300.000. 1.300.000. Naturalmente eravate armati. Sì. Ecco, ma erano armi regolarmente registrate? Sì. Le vostre. Ecco, a rischio quindi che si potesse anche risalire a voi, qualora le aveste usate. Non avremmo dovuto operare. E perché andavate armati allora? Per intimidire il casellante. Potevate prendere anche una pistola acqua per questo? Avevamo quelle vere, perché... Perché lasciarle giacere in casa, dice lei. Senta, ma i suoi fratelli avevano anche con loro le armi di ordinanza? No, mai. Avevano delle armi anche loro comprate e regolarmente denunciate. Quel primo colpo riuscito, quel primo... funesto successo, è stato poi determinante nel continuare
su quel percorso, nello spingermi. Il primo no. Ma se fosse fallito, probabilmente? Avremmo riprovato, penso di sì. Il secondo fu determinante. Il secondo fu determinante? Sì, il primo no, perché il primo... come ho detto prima, c'erano paure, c'erano... passare le notti in bianco. Passare le notti in bianco perché... cresciuto con certi, non so come chiamarli, certi principi, certe convinzioni. Col secondo andammo già più sicuri di noi stessi, più convinti, più decisi. E quello penso fu determinante. Ecco, dopo la svolta, voi fratelli entrate immediatamente in un meccanismo perverso, delirante, perché subito dopo il primo colpo, in appena 2 mesi, voi mettete a segno ben 12 rapine. Io questo le voglio chiedere, ecco, cosa è scattato nella vostra mente? Ecco, come avete potuto voi, in brevissimo tempo, trasformarvi da individui che vivevano nella legalità? Due di voi erano addirittura tutori della legge, in autentici fuorilegge, sai, insomma, ecco, cosa è scattato nella vostra mente? Vinta la paura, se ne fa una, poi se ne fa un'altra, poi se ne fa un'altra, poi ci si trova a farne una dietro l'altra senza neanche accorgersene. Cosa volevate voi, sai? Io volevo pagare i debiti. E i suoi fratelli? Non lo so. Vivevate insieme, Savi? Ci vedevamo. Senta, Savi, con le rapine nel giro dei primi 2 mesi vi mettete in tasca un centinaio di milioni, circa, ecco. In che misura questi soldi poi cambiano materialmente le vostre vite? Nell'immediato pago i debiti e cerco di stare un pochino meglio. Stare un pochino meglio cosa vuol dire? Stare un pochino meglio perché io tante volte non avevo... avevo una 127 scassata. Non avevo i soldi da metterci la benzina. Quindi... Beh, fare una vita di quel tipo, insomma, con sì. 12 rapine per solo mettere la benzina nella macchina mi sembra un po' riduttivo. Cambiare macchina dopo, comprare una macchina usata. Una macchina col tempo, pagati i debiti, una macchinetta migliore, stare un po' meglio, fare una vita un po' migliore, permettersi qualcosa di più. E i suoi fratelli che ne facevano invece di questo denaro sporco? Penso la stessa cosa. Ma loro avevano cambiato vita, macchina, casa? Cambiarono macchina e stavano un po' meglio di quello che stavano prima. Comunque, non avevano cambiato vistosamente vita? No. Ma nessuno cambiò mai vistosamente vita, neanche dopo. Però, insomma, in fondo, voglio dire, tutto sommato agivano da criminali, vivevano da impiegati, insomma, ma quale era tanto la pena allora? Ma noi non sapevamo fare rapina. Lei, non ho capito? Non sapevamo fare rapina. Non sapevamo? Non sapevamo, non eravamo capaci di fare rapina. E come non eravate capaci? 12 caselli in un mese, non eravate capaci? In 2 mesi? Stavamo imparando. Eravate capaci, insomma. Stavamo imparando. Avete imparato presto e bene, perché a un certo punto, ecco, ritornando ai colpi che mettete a segno... Ma quelle sono rapine che non sono progettate, più che altro sono ragazzate. Alzano il tiro i fratelli Savi in un'escalation criminale che punta a obiettivi più redditizi. Dall'autunno del 1987 non più solo caselli autostradali, ma distributori di benzina, uffici postali, banche, supermercati e anche, a danno di un commerciante, un tentativo di estorsione che si conclude nel sangue. Nel conflitto a fuoco, 3 agenti di polizia restano feriti. Uno di loro, Antonio Mosca, morirà dopo lunghe sofferenze. È tra la provincia di Pesaro e l'Emilia-Romagna che i Savi, killer ancora senza volto, seminano il terrore. Imprendibili, colpiscono con precisione, con rapidità, con ferocia. Brancolano nel buio gli inquirenti che assegnano a più gruppi malavitosi la responsabilità delle azioni criminali che a ritmo serrato si susseguono.
Tra il gennaio e il febbraio del 1988, in due tentativi di rapina alle Coop di Rimini e di Casalecchio, vengono uccise le guardie giurate Giampiero Picello e Carlo Beccari. E nell'aprile dell'88 sono ancora le forze dell'ordine a pagare un pesante tributo di sangue. Nel corso di un'operazione di controllo a Castelmaggiore vengono trucidati i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Enriu. Sparano oramai i savi e nella tragica contabilità a decine si sommano i morti e i feriti anche fra i malcapitati presenti alle cruente rapine. Una scia di sangue segna oramai il tragitto violento della banda della Uno Bianca. Nel giro di una stagione voi cambiate obiettivi perché alzate il tiro, perché mirate chiaramente a bersagli in cui il bottino potesse essere più sostanzioso, insomma. È così? Sì. Ecco, da cosa nasce questa decisione? Dal desiderio di avidità anche dei soldi, quello sì. Un'avidità spinta anche forse dal bisogno di provare emozioni maggiori. Forse anche dall'impunità con la quale vi eravate mossi fino a quel momento. Quindi, giustificare tutto sul piano delle emozioni, insomma, la vita, grazie a Dio, ne offre anche di più piacevoli. Ma quindi, le emozioni le stavamo provando perché nessuno ci aveva punito. Appunto. L'impunità, insomma. Però, sai, scegliendo obiettivi più ricchi e di conseguenza più vigilati, avevate inevitabilmente messo in conto anche la probabilità. C'è stato il rischio di utilizzare quelle armi. Quindi, insomma, in partenza, ecco, vista così, in partenza era un progetto necessariamente sanguinario. Cioè, no, non era necessariamente sanguinario. Quando io ho sparato sempre perché qualcuno si è messo fra me e il mio fine. Vabbè, mi scusi, Sabi, questa è la logica aberrante poi di chi ha eletto l'illegalità a legge e pretende di imporla con la violenza, insomma. Poi qual era il fine, sai? Soldi? Ecco. Il fine, i soldi, valevano sempre più di una vita umana per voi? Noi non c'era, come è stato detto, il desiderio di uccidere, il desiderio di sparare, il desiderio di sparare, si andava a sparare al poligono, si andava a sparare al fiume, sui bersagli. Dovevamo fare quella rapina. Farla a ogni costo, anche a prezzo della vita umana, io questo le dico. Le armi erano per togliere ostacoli che avremmo potuto trovare sulla via di fuga, perché sia da banche sia da altri posti ce ne siamo andati senza sparare, senza prendere soldi. Tante volte avete sparato, non so. Questo è il punto. Insomma, ecco, quando arrivavano quelli della Uno Bianca, chiamiamovi così, insomma, c'era il terrore, c'era già un presagio di morte, ecco. Ecco, per questo vede che di voi si parlava come di pazzi sanguinari. E lei lo sa che di voi è stato detto questo. Si diceva uccidono per il gusto di uccidere. Questo non è vero, sa? Assolutamente. Ecco, perché vede, sai, quello che di voi faceva dire uccidono per il gusto d'uccidere. E il fatto è questo, appunto, che voi non è che usavate le armi a un certo punto solo contro chi, come carabinieri, forze dell'ordine, agenti di polizia, guardie giurate, cioè contro persone che potevano opporsi al vostro fine, che comunque era un fine illegale. Ecco. Ma le usavate anche contro persone che avevano il solo torto di trovarsi per caso sulla vostra strada. Questo è il... Le abbiamo usate qualche volta contro persone che si sono opposte a... hanno cercato di fare in modo che una rapina non fosse andata a buon fine o che in qualche modo cercava di danneggiarci. Hanno avuto la sola colpa di esserci, che poteva tradursi per i savi in pericolosa testimonianza. Hanno pagato con la vita anche un minimo gesto di orgogliosa reazione. Si chiamano Adolfino Alessandri, Primo Zecchi, Luigi Pasqui, Paride Pedini, Claudio Bonfiglioli, Graziano Mirri, Massimiliano Valenti, Carlo Poli, Ubaldo Paci. Bene, io è doloroso
parlare. Io penso sia doloroso molto per lei, insomma. Ma appunto, questi sono gli episodi dolorosi, insopportabili proprio nel ricordo, ecco. Massimiliano Valenti, questo ragazzo di 21 anni. Ecco, perché? Perché ci ha dovuto rimettere la vita questo ragazzo, sai? È successo che cercò di vedere a tutti i costi. Cercò di vedere a tutti i costi la macchina, vide un cambio macchina. E su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri e entrare a Bologna. Al momento che aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi. Lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme, le forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata. Eravate viso scoperto? No, non eravamo ancora viso scoperto. Cioè, eravamo viso scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci, mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire. Ma non è assolutamente vero che gli sparai, come che c'era scritto sul giornale, gli dissi di correre e gli sparai. Non è assolutamente vero e non gli sparai io. Io per questo non facevo più domande, perché siccome suo fratello e lei avete dato due versioni contrastanti di questa vicenda, chi ha sparato Massimiliano Valenti? Io non ho sparato. Io allora le dico, suo fratello ha detto che è stato lei, invece io le dico quello che lei ha detto, ha detto e ha sostenuto con forza negli atti del processo. Lei ha detto che a uccidere Valenti era stato Massimiliano Valenti, era stato suo fratello Roberto. Continuo io o vuole continuare lei? No, preferirei... Continuo io. No, preferirei cambiare discorso. Ma il discorso va finito, perché Roberto praticamente... È agli atti che non sono stato io, sì. È agli atti che... È agli atti che non è stato lei, quindi lo aveva... Si furono anche le perizie balistiche della sua pistola. Ma risulta questo. Però lei inizialmente si è assunta la responsabilità di questo... Sì, questo. Me ne sono assunte tante. Perché Fabio, sai? Sentivo di fare bene. Bene a chi? Sentivo di doverlo fare. Perché? Non si può sentire qualcosa senza averne una motivazione. La classica vocina. La vocina che diceva che doveva proteggere suo fratello? È così, lo ha detto lei negli atti del processo. Senta, Savi, i fatti sono questi, perché poi sono stati provati, ed è così, insomma. E sono fatti, appunto, che sono dolorosi anche per lei, io penso. Oltre che dolorosi per tutti, come... Sono, ecco, i ricordi insopportabili che accompagnano questa vostra storia, che la rendono difficile, insomma, perché la tragedia di un Graziano Mirri, ecco, per esempio. Anche questo è un ricordo insopportabile. Lei se lo ricorda, questo signore? Sì che me lo ricordo. Rammenta come sono andate le cose. Mi aggredì. Questo signore si ricorda la dinamica dei fatti? La ricordo, ma non la voglio raccontare. Gliela racconto io. No. Graziano Mirri aveva 55 anni ed era il gestore di un distributore di benzina a Cesena. Erano le 18:50. Del 19 giugno del 1991 ed era una chiusura di giornata. Questo è nella parte del processo. Poi lei può dire che non è vero. Se non è vero, ecco, Roberto, suo fratello, aspettava in macchina e lei intima a Mirri di consegnarle l'incasso della giornata, così. C'era la moglie lì presente e Mirri le ha tirato in faccia il portafoglio, venendomi anche contro e mettendomi anche le mani addosso.
Lei ha sparato per questo? Sì. Perché ucciderlo? Ecco, lei questi perché se li chiede ora? Sì, che me li chiedo. Forse per quel senso di giustizia che io non potevo avere. Non tanto per proteggere i soldi, l'incasso della giornata. Lui ha reagito per un senso di giustizia che io in quel periodo non potevo avere. Lui mi aggredì per questa rabbia. Ma lei gli dava un pugno? Perché sparargli? Ho sparato, avevo quella in mano. Ma lei adesso il perché questa vita è stata cancellata se lo chiede? Sì, ho appena risposto. Perché, vede, sai, a un certo punto è come, appunto, come se voi foste preda di un delirio criminale, sai, insomma. Come se a un certo punto il senso di colpa, di tragedia, si fosse in voi neutralizzato, ecco. E la ripetizione, la ripetitività con cui uccidevate, avesse prodotto assuefazione al delitto. Delirio d'onnipotenza. Forse la parola giusta. E appunto all'epoca era un problema quello delle vite umane che non vi ponevate più di tanto, come lei diceva, tant'è che dal 1988 voi cominciate a usare per le rapine a supermercati, a uffici postali, addirittura l'esplosivo. Ecco, ma con che criterio, sai, mi posso chiederlo? L'esplosivo che rapina i furgoni blindati tutti la adoperano. Perlomeno la carica d'esplosivo, c'è. Sì, però usare esplosivi significa colpire in modo indiscriminato, cioè... Voi... No, non si è mai colpito in modo indiscriminato. Ma... Beh, gli esplosivi possono provocare una strage. Se... Dipende dove si adoperano. Lo so, ma dipende anche da chi li adopera, perché per esempio proprio usando l'esplosivo che voi avete rischiato la strage, ed è stato nel gennaio del 90 nell'ufficio postale di Viale Mazzini a Bologna, lei se lo ricorda questo? Sì. In quell'ufficio postale il bilancio è stato di 40 feriti. Uno di loro, Giancarlo Ammorati, morirà dopo una lunga agonia. Feriti. Ecco. Alcuni gravissimi. Nessuno di voi questo problema se l'è posto. Non era in carico mio. Non era in carico mio dopo l'esplosivo. Io ho sempre avuto il terrore dell'esplosivo. E chi aveva avuto questa idea? Roberto. Savi, le dico io le cose. Quando le dice lei, le dico io. Roberto. E Roberto risulta che addirittura li confezionasse personalmente. Avevo il terrore dell'esplosivo. Senta, Savi. In tutto questo c'è da dire che voi fratelli Savi, già dal 1988, vale a dire un anno dopo l'inizio del vostro percorso nel crimine, non operavate più da soli. Cioè, a fare parte della banda erano entrate altre persone, ed erano tre poliziotti. Luca Vallicelli, Marino Chiepino, Pietro Gugliotta. Ecco, vedi, Savi, quello che ha fatto della tragica storia legata alla banda della Uno Bianca uno degli eventi del nostro paese più sconvolgenti del secolo è soprattutto questo, Savi, che tanta violenza provenisse da un nucleo formato in prevalenza da tutori della legge. Lei questo non... Questo lo capisco. Mi conviene. Senta, perché voi sentite il bisogno di allargare il giro, Savi? Cioè di fare entrare altre persone, altri componenti nella banda? Poter andare su obiettivi più impegnativi. I vari componenti della banda sapevano uno dell'altro? Per esempio, no. Gugliotta sapeva di Vallicelli? No. Cioè, fra di loro non sapevano? No, non si conoscevano fra di loro. Voi nella banda eravate sei persone, vero? Ecco,
Con che criterio vi alternavate? Cioè, non agivate sempre tutti insieme, vero? Di solito erano periodi quando uno di loro iniziava a venire con noi, a un certo punto diceva io non ce la faccio, oppure ci fu chi disse ho paura di prendere il vizio, i soldi facili, e noi si diceva va bene, hai ragione, smettiamo. E poi col tempo si trovava un'altra persona, però ufficialmente per lui avevamo smesso anche noi. Avevamo iniziato con lui e avevamo smesso con lui. Però appunto, presenze costanti eravate sempre lei e suo fratello Roberto, certo. Vero? Torniamo a questa definizione, banda della Uno Bianca. Ecco. Ma per le vostre operazioni, dal momento che voi siete stati etichettati così, voi usavate sempre questo tipo di macchine? No, noi avevamo macchine di tutti i tipi. Fiat 1 ne sono state adoperate tante perché era la macchina più comune. Tanto guardando anche le macchine che passavano per strada, la più comune era la 1 all'epoca, la 1. Erano macchine che rubavate voi, vero? Sì, o le rubavamo, le rapinavamo. Savi, le bande hanno sempre un capo. Ecco, chi era il capo fra voi? Ci sono mai stati i capi. Perché, in effetti, nelle vostre rispettive confessioni, anche per quello che hanno raccontato gli altri componenti della banda, ecco, risulta che comunque la figura leader era quella di suo fratello Roberto. Cioè, era lui. È così? Risulta questo, sì. Il capo era Roberto, però Fabio Savi, le operazioni più a rischio, poi le faceva sempre lei. Perché risulta che in effetti era sempre lei quello che entrava per primo nelle banche, quello che rischiava di più. Ma perché questo? Me lo sono chiesto anche io tante volte. Si è dato una risposta? No. Non me la voglio dare. Lei come si rapportava ai presenti, Savi? Cercando di non spaventarli. Cercando di non spaventarli, con calma. Perché più calma mostravo io e più rimanevano calmi loro. Di mantenere la calma, cioè, e di convincere i funzionari, i direttori a consegnare. Certo, loro, ma le banche generalmente non creavano problemi. Però, glielo dicevo, siamo qua per i soldi, vogliamo solamente soldi. Cercate di non crearci ostacoli, perché io vi sparo. Se no. Glielo diceva con tono tranquillo, ma gli diceva gentilmente, diceva loro, gentilmente, sparo, insomma. Le poche volte che in banca si è sparato perché c'è stato qualche motivo, ma non perché c'era la voglia di farlo. A noi interessavano i soldi e basta. Si aprivano, pigliavamo i soldi e ce ne andavamo via. I soldi volevano quelli della banca e basta. No, a toccare soldi all'operaio che lavora tutto un mese o al pensionato che prende 2 lire, non abbiamo mai toccato niente a nessuno. Senta, Savi, quando nel corso di una rapina suo fratello Roberto, rivolto a un testimone, diceva a lei, Fabio Savi, che bisognava educarlo, cosa intendeva dire? Questa è un'altra indicazione che hanno dato i testimoni. Cioè, questo bisogna educarlo, cosa intendeva dire? Forse richiamarlo un attimino e metterlo un pochino in riga. Mettono in riga cosa voleva dire, insomma. Magari qualcuno che stava cercando di ribellarsi, qualcuno che stava... Insomma, che cercava di opporsi alla vostra... Di ribellarsi, di opporsi. Ora, a proposito dell'educare, di questo concetto di educare, io le chiedo se è a scopo educativo che lei e Roberto, suo fratello, il 13 luglio del 91, cioè alcuni giorni dopo il fallimento della rapina all'ufficio postale di Riccione, avete aspettato sotto casa il direttore della filiale, Aniello Di Martino, che aveva sventato il colpo. Sì. Gli avete sparato e avete ferito lui e il figlio. Sì. La domanda è perché gli avete sparato? Non per educarlo. Perché aveva fatto fallire la rapina.
per punirlo. E quindi educarlo. È un termine che non ho mai adoperato. No, allora, lo adopero io. Lei dice, però punire, insomma, non è meglio, eh. Non no, è che non dicendo è punire noi modifichiamo i fatti. Il fatto rimane, non è meglio, però non ho mai adoperato quel termine, mi sa da... C'è un po' troppa ironia quel termine. Lascia la crudeltà in tutta la sua pienezza. Sì. Perché in fondo, sostanzialmente, questa persona, voi l'avete colpita a freddo. Sì, a freddo. Insomma, quindi io le chiedo se, ecco, con gli occhi rivolti al passato, lei non pensa con maggiore disagio a questo tipo di comportamenti, Fabio Sari? A queste azioni di violenza messe in atto a freddo? È una catena. Si comincia dalla prima rapina per gioco, quasi un gioco. Poi andando avanti c'è qualcosa che cresce sempre di più, c'è qualcosa che, una mentalità che cambia, si arriva al punto che si perde quasi il contatto con ciò che era alla prima rapina. E andando avanti diventa normale comportarsi in una determinata maniera. Insomma, è la vita che non ha più valore, la vita umana. Sì, ma anche la vita di noi stessi. Beh, la vita di voi stessi voi provvedevate con grande cura, perché cercavate di sottrarvi in tutti i modi alle catture, alla possibilità che vi fermassero, la possibilità che vi fermassero anche nel corso di rapina. In tutti i modi quali? No, appunto, quantomeno usando le armi. Le armi lo operano per gli altri. Sì, gli altri per difesa, voi per offesa. Una valanga di colpi per ucciderli. Sono lì, sull'asfalto insanguinato del pilastro, quei tre ragazzi dell'arma. Andrea Moneta, Otello Stefanini, Mauro Mitilini. A Bologna, in quella notte del 4 gennaio del 1991, erano di ronda fra i palazzi lontani di quel difficile e tormentato quartiere, dove la malavita contrasta anche agli emarginati il diritto di esistere. Per quella strage vuole risposte la città atterrita. Credono di trovarle gli inquirenti nella malavita locale, anche se il fantasma della Uno Bianca, che nelle vicinanze si ritroverà incendiata, ancora una volta era comparso come firma sinistra sulla scena dell'atroce carneficina. Per il pilastro vanno sotto processo Massimiliano Motta, Marco Medda e i fratelli Sant'Agata. Saranno Roberto e Fabio Savi nel 94, dopo la cattura, a scagionarli alla vigilia di una probabile condanna. Assolti d'obbligo i cosiddetti pilastrini, resta sospeso per gli inquirenti più di un mistero. È la verità quella dei Savi? Accusandosi hanno voluto proteggere qualcuno. Per quell'eccidio, qual è il movente? Fabio Savi, qual è la verità sul pilastro? Perché questi tre ragazzi ci hanno rimesso la vita? Per essersi incontrati solamente al momento sbagliato e nel posto sbagliato. Voi perché quella sera siete andati al pilastro? Noi eravamo lì per cercare macchine da rubare. Eravamo su una macchina rubata e transitavamo in quella zona per andare a cercare macchine da rubare, da utilizzare poi per fare delle rapine. Non è l'ultima versione che lei ha dato? Ho dato un'altra versione. Sì. Per prendere le armi. Ma quando mi fu chiesto con insistenza di qual era il motivo, loro non potevano credere che era per solamente per caso. Ma le armi le abbiamo prese? No, sono rimaste lì. Quindi non è la verità? Insomma, qual è la verità? Perché lei ha detto, noi non siamo andati per uccidere, noi speravamo che loro queste armi in qualche modo ce le consegnassero, si arrendessero. E secondo lei i carabinieri ci consegnano le armi? Beh, quindi lei ha detto... Io la verità l'ho detta. Cioè, che andavate... Quindi la verità vera è che andavate per rubare le armi? Io la verità l'ho detta. Se poi i magistrati cominciano a insistere per ore che vogliono sapere qual è la verità... Vabbè, la verità è una. Le armi vi va bene? No, vabbè, a me personalmente non mi va bene.
vorrei che lei dicesse qual è. Le, eravate andate a pigliare le, a rubare macchine. Delle macchine. Quindi non è vero il fatto delle. Non macchine. È vero, loro si arrivarono dietro un attimo. E probabilmente preso il numero di targa, perché poco dopo ce li ritrovavamo davanti e ci sorpassavano. E come ci sorpassarono, diedero un colpo di freni, frenarono. Non so, non so poi se si volevano fermare o cosa. Rimane il fatto che mio fratello sparò qualche colpo in loro direzione e questi andarono via a tutta velocità. Questo nei verbali c'è. Poi c'è anche che noi girammo la macchina per tornare indietro, da dove eravamo venuti, perché siccome loro erano andati in avanti, non li stiamo a seguire. Giriamo la macchina e torniamo indietro. Però nel momento che stavamo girando la macchina, c'era una Golf bianca che stava arrivando a tutta velocità. La prima cosa che pensammo è che avessero chiamato via radio rinforzi e quella fosse una loro macchina civetta che stava arrivando. A questo punto non possiamo più tornare indietro, ne andiamo incontro. Proseguiamo nella direzione dei carabinieri. Alla prima traversa svoltiamo e andiamo via per un'altra strada. Solamente che prima della prima traversa c'erano loro fermi e cominciarono a sparare contro di noi. E sparammo anche noi e rimasero. Tanto l'autista era rimasto colpito dai primi colpi, era ancora al volante. E rimasero uccisi. Vede, Savi, di questa tragedia del pilastro, che lei lo sa, Savi, che è una di quelle che ha maggiormente colpito, sì. Anche perché erano questi tre ragazzi, insomma, questi giovani carabinieri, e che risulta, sia dalle confessioni di Roberto, sia anche dalle sue parole, Savi, è che voi, dopo avere ferito questi carabinieri, siete scesi dall'auto e avete dato a questi ragazzi il colpo di grazia. Ecco. Quando erano già per terra agonizzanti, ecco perché. Noi siamo scesi dalla macchina sotto i colpi d'arma da fuoco. Logicamente cerchiamo un riparo, poi non possiamo risalire in macchina e andarcene e lasciare lì che ci sparano addosso. Perché se noi risaliamo in macchina e ce ne andiamo, loro ci sparano addosso. Era iniziato un discorso che andava chiuso, o noi o loro. Ma loro erano terra agonizzanti, questo hanno detto i testimoni. I testimoni. I testimoni dissero anche che videro Peter Sant'Agata sparare, mentre Peter Sant'Agata non c'era, i testimoni. Addirittura lo disse una ragazza amica sua d'infanzia. E lui aveva già preso l'ergastolo. Questo fanno i testimoni. Molto spesso i testimoni dicono la verità e rischiano anche quando la dicono. Io c'ero e i testimoni in giro non ho visti. C'è gente lì a guardare, non ne ho visto. Se c'era gente più in là non erano in grado di vedere. Non erano in grado di stabilire che condizioni erano loro. Savi, chi di voi tre ha sparato? Io ho sparato. Ha sparato anche suo fratello. E eravate tutti e tre, vero? Io c'ero. Lei c'era e suo fratello Alberto c'era. Ecco, suo fratello Alberto, lo ha detto lei e l'ha detto suo fratello Roberto. Perché suo fratello Alberto ha sempre sostenuto di non essere stato presente al pilastro. E lei, Savi, in un primo tempo ha coperto suo fratello e poi invece ha detto che era presente anche lui e, certo. che era responsabile a tutti gli effetti, come lo siete voi. Comunque, al pilastro, Savi, nel conflitto a fuoco, suo fratello Roberto è rimasto ferito. Sì. Una pallottola all'addome. Sì. E un certo orario, però non ricordo bene l'ora, vidi arrivare mio marito e due suoi fratelli, Fabio e Alberto. E arrivano tutti e tre insieme? Sì, tutti e tre insieme. E mi accorsi che i due fratelli aiutarono mio marito a sedersi. Chiesi cosa è successo. Insomma, a un certo punto una persona ferita viene di normale chiedere. Cioè lei si rese conto che era ferito? Sì, perché l'aiutarono a sedersi e lui ha chiesto cosa è successo. Allora disse, uno di loro rispose è ferito. E allora dico, ma in che modo sei stato ferito?
Allora mi dissero che era stato ferito, insomma, in una sparatoria. Dico, ma quale? Però io non ricordo se avevo la TV accesa in quel momento o l'accesi dopo. E loro mi dissero che era stato quello dei carabinieri del pilastro. Poi che successe? E poi mio marito andò in bagno, ricordo, e poi si mise a letto. Sì. Si mise a letto e si medicò, insomma. Sì. Gli altri fratelli? Rimasero in casa, con noi. Per tutta la notte? Sì. Mi diceva, Savi, che quindi che non è vero che siete andati, che quella sera l'eccidio del pilastro è stato motivato dalla necessità di prendere delle nuove armi. Sì. Però avevate necessità di avere nuove armi, più moderne, semiautomatiche. Sì, perché 4 mesi dopo l'eccidio del pilastro c'è la rapina all'armeria. Sì. E siamo nel maggio del 91, nell'armeria di via Volturno. È così. Eravate lei e suo fratello Roberto. Ora, in questa rapina è costata la vita a 2 persone. Alla signora, alla proprietaria del negozio, che è la signora Licia Anzaloni, e al suo collaboratore, che peraltro era un ex carabiniere, un carabiniere in pensione, Pietro Capoluongo. Ecco, anche per questa vicenda, Fabio Savi, suo fratello Roberto e lei avete dato versioni contrastanti. Cosa è successo in quell'armeria? È successo che si servivano delle armi. Io ho chiesto di vedere delle pistole. No? Adesso, queste pistole se le portiamo via, metto sempre voi, questi sono i soldi. E apri la porta che me ne vado. Entrambi eravamo dentro. E l'uomo chiuse la porta, mise la mano sotto al tavolo così, disse voglio vedere adesso come fai ad andare via, stanno arrivando. Si apre la porta, l'ho ripetuto alcune volte, dice stanno arrivando, voglio vedere adesso come fai ad andare via. E gli ho sparato. Poi mi sono rivolto verso la donna e verso la donna gli ho detto apri la porta. E lei ha detto, sì, ha aperto la porta, c'era sempre sulla parete a destra del bancone, c'era in alto un bottone che spinse. Aprì la porta e stavo per andarmene. A quel punto lei disse, tanto ti prendono, ti ho riconosciuto, hai l'accento di Rimini, e ci metteranno poco a trovarti. A quel punto lei è diventata un testimone. Questa è la versione dei fatti che lei dà? Sì, quello che ho dato al processo. Questa è la verità. Invece la versione che lei ha dato al processo, ha dato in un interrogatorio, scusi, che è del 16 maggio del 1995, lei ha dichiarato che a sparare è stato suo fratello Roberto perché era conosciuto da Lanzaloni. Probabilmente all'epoca dissi quelle cose perché Roberto mi stava scaricando addosso troppe cose. E allora ci fu un periodo che facevamo abbiamo fatto un po' di scarica barriera. Sì, sì. Senta, Savi, voi fratelli avete spiegato di aver scelto la strada del crimine perché spinti dal bisogno. Lei ha ripetutamente dichiarato a verbale che non la divertiva andare in giro a ammazzare la gente. Lei ha detto, io andavo a soldi e basta, è così? Sì. Ecco. Però ci sono una serie di episodi nei quali è assente, che vengono a smentire queste affermazioni, perché avete messo in atto una serie di agguati nei quali era assente il movente economico, e sono l'assalto al campo nomadi, l'assalto ai 2 lavavetri marocchini e l'uccisione dei senegalesi. Perché
Insomma, come si spiega questo? Insomma? Che senso avevano questi agguati crudeli? Parliamo dei senegalesi, di questi senegalesi uccisi. Il razzismo non c'entra nulla. Il razzismo non c'entra assolutamente nulla. Quindi non è vero quello che ha detto suo fratello? No. Che lei è razzista? Mio fratello ha detto che io sono razzista? Suo fratello ha detto che lei è razzista. Io ho le mie idee e in ogni caso posso avere delle persone che mi stanno più o meno simpatiche, come tutti del resto. Però se fossi stato razzista al punto di andare in giro a uccidere, non mi sarei fermato lì. La lista sarebbe stata lunga. E in quel caso sarei razzista anche verso gli italiani, allora, perché quanto pare. I senegalesi avevano dei comportamenti che non si potevano tollerare. Ubriachi, fradici, in mezzo alla gente, in mezzo le vie dove passavano mamme con i bambini, a parte il fatto che erano dei sfruttatori, dei papponi erano. E li abbiamo seguiti per un po', poi dopo mi ha sparato. Tutta lì, solo lì la storia, non c'è altro motivo. Quindi praticamente lei aveva un codice morale personale così alto da potersi permettere il lusso di giudicare delle persone che davano fastidio agli altri. Mi stavo arrogando quel diritto. Beh, se lo arrogava come diritto, insomma. Quindi era convinto che spettava a lei il compito di eliminare il fastidio alla società. Sì, aveva avuto dei comportamenti che mi avevano dato molto fastidio. Adesso, con gli occhi rivolti al passato? Potevo evitare. Comunque, eravate lei e Roberto quasi sempre nel corso di queste operazioni criminose. Ma nessuno dei due cercava mai di bloccare l'altro, di fermare l'altro, di agire sull'altro come... No. Ma vi piaceva quella vita, sai? Noi intendiamo di smettere, ce l'avevamo. Si diceva più avanti. Ecco, ma per esempio, quando con quei soldi insanguinati lei si comprava la macchina più bella, la moto più bella, la vacanza più bella, la donna più bella per lei... Ecco, lei queste cose riusciva a godersele? Non, se arrivavo a mettere in atto certi comportamenti, logicamente non pensavo a queste cose. Quindi senza rimorsi, all'epoca? Sì, senza rimorsi. E a proposito di donne, nel 1992, in questa sua vita deragliata, irrompe una presenza femminile che sarà per lei significativa e che farà anche storia nella tragica vicenda della Uno Bianca, Eva Mikula.